Ciao ragazzi, io sono Anton, bentornati qui con le patch notes ragazzi. Sono un giorno in ritardo, ma sti cazzi perché sono state fatte ieri alle 11, quindi nessuno di voi le ha viste. O comunque tutti state aspettando una traduzione in italiano, quindi ecco il solito stronzo pronto qui per voi. Parliamo della patch che uscirà su PC il 6 di ottobre. E di cosa parliamo? Parliamo di Sol, la dea nordica del sole, quindi parliamo di una bella gnocca. E con grande, grande, grande potenziale. Ma andiamo direttamente ad analizzare il god, vediamo di che cazzo stiamo parlando. È un mage prima di tutto. È un mage che funziona ad attacchi base, come ci fa intuire la sua passiva. Infatti dice che Sol prende del calore ogni volta che usa le sue abilità o i suoi attacchi base. Lei prende 1% di magical power e 1% di attack speed per ogni 3% di hit che avrà. Al 100% di calore, i Sol Basic Attack andranno a infliggere il 50% in più di damage. Così, a caso. Ovviamente dice che il calore diminuisce col tempo perché comunque dissipa, è giusta come cosa. E i suoi basic attack danno più 5% di hit. Perfetto, cioè è molto lineare, molto semplice. Niente di così scabroso per ora. Parliamo della prima skill, Radiance. Sol prende, brucia e si cura. Semplicemente si cura del 5, 10, 15, 20, 25% per 5 secondi. E la cosa bella è che fa una pozza di fiamme intorno a sé. Che cosa succede alle persone che sono nella sua pozza di fiamme? Prendono fuoco e prendono danno. Prendono 30, 60, 90, 120, 150 più 25 o il percento del magical power per ogni secondo che sono in quella cacchio di pozza, che dura 5 secondi. Quindi facendo i calcoli non è proprio poco, eh. Questa abilità soprattutto dà fino all'80% di hit, raga. È davvero, davvero, ma davvero tanto. Soprattutto se poi andiamo a calcolare la passiva. Non costa un cazzo, il cooldown è un cooldown normale, 15 secondi, niente di così scabroso per ora se non sto 80% di hit, che secondo me è un pochino esagerato. Andiamo con la skill numero 2, Stellar Burst. Il nostro attacco base, il nostro prossimo attacco base esplode. Sapete, esplode facendo praticamente un'onda d'urto enorme. Fa danno. E vabbè, e slowa praticamente, a conti fatti, slowa, fa danno e slowa parecchio. Questa abilità ci dà il 10% di hit, niente di più se non andiamo a calcolare comunque i danni si vanno a sommare magari con quella della passiva, più il 50%, quindi sto 160 diventa 240, più il 35 del magical power, kaboom ragazzi, cioè inizia a diventare bei danni, soprattutto per un cooldown così basso. Ma ora la skill che sta facendo parlare più di sé in questi giorni, in questa nottata di Separate. Questa skill viene leggermente criticata per il fatto che dà ben 5 più o meno effetti benefici. È già una skill con 15 secondi cooldown che ha tanti effetti benefici, forse un pochino troppi. Sol brucia e prende movement speed 30, 35, 40, 40, 45, 50. Nessun problema su questo. E ignora tutte le modalità, sì, tutte le penalità di movimento. Un po' come fa Thanatos con la 2, bene o male, nulla di così scabroso. Quando cammina però, dietro di sé lascia una scia di fuoco, come fa Agni con la 3. Quindi un misto tra la 2 e la 3 di Agni. Con la 2 di Thanatos e la 3 di Agni. Oltre questo, dopo 3 secondi, il suo corpo si dissolve perché giustamente sta bruciando e praticamente dopo un po' esplode. E cosa succede quando esplode? Quello che rimane, perché praticamente diventa energia pura, stanna per un minuto e cinque, per un minuto sicuramente, per un secondo e cinque. Diciamo è un pochino troppo. Ah, ovviamente darà anche questo dell'hit, ben 10% di hit. Secondo me è un pochino troppo per un'abilità che alla fine il suo costo rimane sempre lo stesso perché è 60. Però vabbè, voi che ne pensate? Secondo me è un pochino sbilanciata come abilità, insomma può essere un pochino rivista meglio. E ora ragazzi parliamo dell'Ultimate Supernova. E io sono affezionato a questa parola, Sephiroth ragazzi, me l'ho fatta di 7, Supernova e boom, un'animazione che durava l'ira di Dio per alla fine farti un cazzo di danno, ma vabbè. Sol prende e rilascia il suo potere di fiamme e praticamente fa ben 8 esplosioni che cadono dal cielo direttamente come pioggia di fuoco e gli fa danno per 350 più 50% con magical power e il primo colpo li manda indietro, ovviamente per bilanciare il tutto prendono il 20% di damage dopo il primo colpo
E beh, mi pare anche abbastanza cioè è stranamente bilanciata l'ultimate. Certo, forse i danni, quel 350 più il 50% è un pochino troppo. Io avrei fatto qualcosa come 300 più il 50%, ma è ancora gestibile come cosa. Cioè, hanno messo bene la spunta del Holy Taking 20% damage on successive hit, vuol dire che dopo il primo colpo gli fai del 20% il danno. È giusto, perché se ti arrivavano 8 colpi a piena potenza, non so chi cazzo poteva resistere a una cosa del genere, se non un Kumbakarna grazie alla passiva. Ovviamente cooldown 90 secondi, niente di che, costo 100 fisso, non mi piace dove andare a scalare, dove essere 90, 100, 120, 140, 150 secondo me, ma va bene. Parliamo subito delle nuove skin, ragazzi. Ravanna prende direttamente una T2. Ok. Sol prende ovviamente il Recolor, che invece di essere tutta di fiamme è tipo di un colore violaceo praticamente. E poi arriva Green Mariachi Loki. Vediamo un po' se posso aprire la carta. Eccola qui, ragazzi, la nostra bella carta, il gringo. A questo punto apro anche quella di Sol, così vedete, ecco, se sembra un cazzo di X-Men, bene o male. Ovviamente ci vengono forniti i relativi voice pack, avatar, update card di Galì e tante cagate. Tanto alla fine questa roba qui dei Misk, Halloween Event, eccetera, non vi interessa così tanto. Quello che vi interessa è questo: item change e god change. Perché andiamo a parlare di nerf o buff. Parliamo di un nerf minore della Mail of Renewal. Siccome è diventato un oggetto abbastanza sbilanciato durante teamfight, hanno deciso che la passiva non ti cura più del 20%, ma del 15% della tua massima vita e mana. Mi sembra abbastanza giusto, perché era, diciamo, abusata sia come oggetto, e era diventata un pochino pericolosa in Conquest, cioè diventava qualcosa che non ti si fermava più. Il Blue Stone è stato leggermente nerfato da 30 damage a 26 ed è disponibile in Assault. Certo, fotte un cazzo, è giusto che è stato un pochino nerfato, perché parliamo di god come Shibalank, Medusa e Wukong, che facevano danni osceni, regà, cioè i Nirri erano qualcosa che non si sostenevano più. Parliamo di uno dei nerf buff abbastanza strani, perché io sinceramente non l'ho capito. Adesso le scarpe cooldown dei maghi danno 250 di mana. Mi sembra giusto, perché prima non davano niente di mana, quindi è giusto che dassero una cosa del genere. Ma le Shoes of Magic, quelle danno penetration, adesso non danno più mana, però aumenta di 5 il power. Sinceramente non so cosa dire al riguardo. Va vista in game la cosa. Io sono un amante del cooldown, delle scarpe cooldown, quindi non posso che apprezzare. Però levare totalmente il mana alle Shoes of Magic, mi è parsa una forzatura un po' troppo grande. Però vabbè, insomma, si può vedere. Andiamo subito Go Change, ragazzi. Questa volta parliamo di dei buff nerf fatti come cazzo si deve. Cioè, io appena l'ho visto ho fatto: non ci credo, finalmente roba tornerà in meta decentemente. Apollo, adesso quando lui utilizzerà la 3, la forza del knockback è più forte, quindi vi manderà più lontani. E ok, cioè ci sta, niente di che, ma può salvarvi in alcune occasioni, ragazzi. È davvero utile, mettete caso lo fate su un Ymir. Adesso riuscirete a scappare prima che lui vi frizza subito dopo il knockback, ecco, ad esempio. Ora, dato che Awilix dicono, ma Awilix solamente viene utilizzata come counter pick, niente di più, adesso la sua ultimate ti prende attraverso anche i muri. Eh sì, solitamente si usava Anur o qualcuno che, insomma, si saltava dall'altra parte del muro, lei provava a ultare e non vi poteva prendere, era questa la cosa. E invece adesso siete inculati, insomma, se saltate l'80% delle volte sarete inculati se all'ultimate, non c'è molta scelta, cioè è questo il coso. Kabrakarn, cooldown ridotto a 10, così a caso, va bene, cioè, ok, Kabroken, rimane Kabroken a conti fatti. Si counter, ma non è... Chuck ha subito un buff abbastanza impressionante. La sua Reindance, ovvero la sua cura, adesso slowa del ben 40% al massimo rank e del 20% dal primo rank, ragazzi. Questo vuol dire che se finite nella pozza non vi muovete più in Irri se non avete le scarpe. Cioè, è un back in meta per quanto mi riguarda. Secondo me può davvero far la differenza anche nei teamfight una cosa del genere attualmente. Perché il 40% di slow non è poco, ragazzi, non è poco. Hibou. Adesso il suo bel rollone, ovvero la 2, cosa fa?
ti rende immune agli slow effect mentre ci sei sopra. Ok, secondo me è un po' esagerato, cioè avrei fatto una cosa del genere riducendo un pochino il movement speed che ti dava. Ma ok, cioè accettiamolo, non è che possiamo farci altro. Forse hanno fatto per renderlo un po' più utile in Conquest, dato comunque il meta degli slow attuali. Sinceramente non lo so, però avrei ridotto un pochino il movement. Vabbè. Hoey dicono che sia uno degli hunter più difficile, perché comunque è difficile da andare e simili. Quindi hanno ridotto il cooldown della 1 e hanno aumentato il danno della 3, ovvero della picchiata, che adesso scala dal 30 al 60%, ben il doppio. Ok, cioè mi piace il coso del cooldown, perché comunque era difficile cleanare la lane con lui, insomma, rispetto ad altre persone, ad altri god, scusate, come Anor, Medusa o simili. E il dive bomb ci può stare, insomma, se giostrata bene può essere davvero incisivo in game. Un buff su Mercury. Così. E praticamente è stata potenziata la passiva e l'ultimate. No, è stata passata l'ultimate e la 3, ragazzi. Adesso praticamente l'ultimate fa più danno, perché giustamente l'ultimate non era usata per far danno, ragazzi. Parliamo, l'ultimate era utilizzata semplicemente come engage o per raggiungere chi stava scappando. Tutto qua. E lo special delivery hanno aumentato ancora di più il throwback, insomma, cioè quando voi lo prendete adesso lo mandate ancora più lontano. Tra qualche patch succederà che voi lo fate e lo mandate direttamente in base avversaria, perché è l'unica cosa che mi spiego, perché comunque già in Season 1 l'avevano modificato, adesso lo stanno rimodificando. Secondo me lo special delivery non c'era bisogno di modificarlo attualmente, e mi piace sì il buff sull'ultimate, ma niente di più. Nemesis, il cooldown della 3 dello scudo è stato ridotto. Perché? Vabbè, così, ok. Nox, adesso crippa oltre a ruttare. Ok. Cioè, quindi adesso ve state fermi, lo decido io e state zitti. Cioè, più o meno adesso è questo Nox. Ok, oh mio Dio, Sobek subisce grandi buff, ragazzi. Grandissimi buff. Il mana cost praticamente azzerato, raga, parliamo da, cioè, 110 al massimo, adesso costa 90. Dimmi voi. Insomma, la carica è stato ridotto il mana cost. Stessa cosa dello strike. E adesso l'ultimate ti dà il 30% in più di protection. E lo slow aumenta dal 35 al 40%. Ok, cioè, Sobek rischia di diventare davvero, davvero potente, cioè rischia davvero di tornare in meta aggressivo. Ho paura, perché mi sta sempre stato sul cazzo quel coccodrillo. E ora parliamo di Tyr subisce un bel buff. Un bel buff, perché adesso la stance difensiva dà più difese, ben 10 in più di difesa. E il cooldown è stato ridotto di un secondo. Ok, cioè ci sta, non è stato così grande questo buff, me l'aspettavo meglio. Vulcan hanno fixato cose. E hanno nerfato di nuovo Xintian con l'ultimate. Gli hanno nerfato il power e il cooldown, che rimane a 100 secondi a tutti i rank. Che cazzo fate voi, Lyrians? Poi me lo dite. Vabbè, Zonkui, Zonka, Zonkutsch. Il pennellone. Lo giochiamo il pennellone, perché faccio prima. È stato buffato incredibilmente. Basilt, che aumenta di ben 50, aumenta la vita e aumenta le magical protection. Questo vuol dire che, ragazzi, abbiamo un altro off tank magico davvero, 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 davvero grosso per quanto mi riguarda. Perché adesso riceve magical protection a caso di base, prende magical protection, cosa che prima non aveva. La sua vita aumenterà ancora di più, quindi rischierà di essere davvero uno di quei god che in late non ti, cioè, tiri giù ma a fatica, perché è bello grosso e ciccione. Bene, ragazzi, io sono Antold, queste sono state le patch notes
per il 6 ottobre. Spero vi siano piaciute. Insomma, iscrivetevi, lasciatemi un like, andate sulla pagina Facebook, venite su Smite Italia, iscrivetevi all'Element Gaming, rompetemi i coglioni in game come fate sempre. Insomma, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.